quando questa sala si riempie di bambini, si riempie di genitori, capite bene che è come se la speranza si personificasse. Costruire il domani per la città, per l'Italia, per il mondo e cominciare da adesso. Questo percorso della durata biennale sicuramente farà sentire il nome della nostra città in tanti paesi di provenienza di questi docenti. Ci troviamo qui riuniti per festeggiare la nostra apertura all'Europa. Noi facciamo parte di un grande Stato e la lingua inglese ci accompagna nel sistemare la nostra presenza di italiani all'interno dell'Europa. Il lavoro che è stato fatto dai docenti è veramente prezioso per la nostra comunità. Speriamo di continuare e di avere altre scuole che seguono il nostro esempio, soprattutto della scuola primaria. Allora, io sono Paola Saracino, un insegnante della scuola primaria secondo ciclo didattico Scuola Marconi e sono una delle due coordinatrici del progetto Erasmus. Hello everyone, welcome to Cerignola. My name is Raffaella Maggio, her name is Paola Saracino, you know. And I'm a teacher at Marconi Primary School. Diamo anche noi il benvenuto ai docenti dell'Erasmus, ai 21 docenti che ospiteremo questa settimana. Fanno parte dei paesi della Bulgaria, della Polonia, Portogallo e Turchia. Siamo felici oggi di presentarvi il nostro progetto e dal titolo, io lo dico in italiano, ovviamente la collega lo traduce, sviluppo delle competenze di lettura, scrittura e lingua degli studenti. Questo progetto rientra nell'Erasmus Plus, che è un programma dell'Europa che supporta l'istruzione, la gioventù, la formazione e lo sport dal 2014 al 2020. So the main goals of the project I'm about to introduce you. First of all, I would like to welcome the teachers of our partner countries, Bulgaria, Poland, Portugal and Turkey. We are happy to introduce our project, which is entitled Developing Students' Literacy and Language Skills. This project falls within the parameters of the Erasmus Plus program, which is the European program, which supports education, training, youth and sport in the period 2014-2020.